Dotti, hai davvero molti pazienti in sala d'attesa. Oh, davvero? Così tanti? Beh, falli accomodare. Beh, ecco, posso far entrare Splash, Bing e Gufetta, ma un paziente non entrerà mai qui nella tua clinica. È troppo grande. Come è troppo grande per entrare nella mia clinica? Oh, ma allora, beh, arrivo io. Oh, Splash, Bing, Gufetta. Ciao, Dotti. Ecco, lui è Pete. Pete? Eh sì, mentre ti aspettavamo abbiamo chiacchierato un pochino. E poverino, stasera ha un appuntamento romantico. Oh, beh, una cosa bella. Sì, ma guarda il suo viso, è pieno di brufoli. Si sente molto a disagio per questo. No, ma non c'è nulla di male ad avere qualche brufolo in faccia. Ma comunque, beh, possiamo sempre provare a toglierglieli. Ah, Dotti, sì, sarebbe fantastico. Voglio tanto aiutare Pete. Ormai abbiamo fatto amicizia. Pete è così timido che fa tenerezza. E allora, iniziamo a togliere i brufoli. Inizio io. Beh, guarda, dovresti prima girare quella freccia. Oh, giusto, la freccia mi indicherà dove rimuovere il brufolo in tutta sicurezza. E allora iniziamo. Vediamo un po'. Ok, parte sinistra. Oh, Pete, non fare quella faccia, su. Sembri preoccupato. Non ti fidi di me? Farò pianissimo. Allora. Non è facile. Pensavo sarebbe stato più facile. Oh, guardate quanto pus. Oh, bisogna tirare ancora. Oh, ce l'ho fatta. Guardate, questo ha un punteggio, c'è scritto 2. Beh, lo conservo. Ah già, così possiamo vedere chi alla fine avrà più punti e avrà vinto. Ma volete fare una gara? Povero Pete, giocare con i suoi brufoli in questo modo. Beh, già che ci siamo, divertiamoci, no? Provo io. Ehi, ma che cos'ha sulla bocca? Sembra aver perso dell'acqua. Ah, ti sbagli, Gufetta. Questa non è acqua. Sembra essergli uscita dal naso. Ah, Dotti deve aver mosso un po' troppo la sua faccia. Infatti, se Pete inizierà a spruzzare fortissimo, beh, in quel caso sarà meglio fermarsi. Insomma, chi avrà avuto così poca delicatezza dovrebbe essere eliminato. Povero Pete. Beh, giusto, concordo. Ma in fondo quella era solo una goccia e poi io non l'ho vista uscire dal naso. Beh, no, hai ragione, neanch'io l'ho vista uscire dal naso, quindi Dotti, sei ancora in gara. Allora, tocca a me, vediamo un po'. Il mento! Allora, vediamo un po'. Questo qui. Oh, è venuto fuori facilmente, guardate! È lunghissimo questo brufolo! E infatti, c'è scritto 1. Immagino valga pochissimo perché è stato troppo facile. Ovviamente continuiamo fino a quando non abbiamo eliminato tutti i brufoli. Oh, forza, forza. Ok, parte destra. Scelgo questo. Oh. Oh, sì! Era bello cicciotto. Questo infatti vale 3 punti. Beh, siete stati tutti bravissimi. Finora Pete non ha spruzzato acqua dal naso. Vediamo. La fronte. Ah, ne ha ancora tantissimi. Siamo ben lontani dalla fine della cura. Dai, Pete. Vedrai che questo appuntamento romantico andrà benissimo. Allora, prendo questo. Sì, è stato facilissimo. Infatti, vale solo un punto. Forza, è persino divertente. Parte sinistra. E allora, beh, prendo questo. Forza. No, questo è grossissimo. Forza. Sì. Guardate com'è strano questo. Vale 3 punti. Ma Dotti, fa un po' senso che ammiri il brufolo in quel modo. Tocca a me. Parte sinistra. Sì, ce l'ho fatta. 2 punti, guardate com'è fatto, è tutto strano questo brufolo.
Noi stiamo giocando con i brufoli di Pete, vi rendete conto? Allora, vediamo un po'. Mento. E prendiamo questo. Forza. Oh, non si tira. Oh, sì, ce l'ho fatta. È stata dura, ma vale 3 punti, ecco perché era così difficile. Tocca a me. Forza. Parte sinistra, ma non c'è più nulla. Beh, prenderò questo. Vale 2 punti. Guardate com'è fatto. Siete tutti bravissimi. Per ringraziarvi, insomma, di aiutarmi con questo paziente, voglio dare un premio al vincitore. Beh, ecco, sempre che non sia io, ovviamente. Comunque, il vincitore riceverà un premio. Fantastico! Evviva Dotti! Vediamo un po'. Fronte. Allora, prendiamo questo. Forza. È durissimo. Sì, ce l'ho fatta. Valeva 2 punti. Tocca a me. Forza. Mento. No, beh, rimane questo. Forza, tiriamolo via. Sì, 2 punti. Li abbiamo quasi tolti tutti. Parte destra. Ecco qui. È venuto via facilmente. 1 punto. Peccato, Bing. Vediamo. Parte sinistra, ma ormai non ce ne sono più. Scegli il brufolo più vicino alla parte che ti è uscita. Allora questo. Sì! Guardate com'è fatto questo, è pieno di grumi. Mi viene un po' di mal di stomaco e di nausea. Vale 3 punti. Già mi sentivo male prima, Dotti. Devo ammettere che ora veramente mi viene un po' di nausea. Già, Splash, non è per tutti togliere i brufoli da questo testone gigante. Ci vuole un certo stomaco. Allora, vediamo un po'. Fronte. E quindi questo. No. Vediamo un po'. Sì! Guardate, era molto più cicciotto verso la fine. Vale 2 punti. Ne mancano pochissimi ora. Vediamo un po'. Mento. Lì non ne rimangono più, ma un brufolo vicino al mento è questo. È stato facilissimo. Vale 1 punto. Tocca a me. Forza. Parte sinistra? Direi questo allora. Sì! 1 punto. Infatti era stato troppo facile. Beh, l'ultimo brufolo. Ok, l'ultimo brufolo è questo. Forza. Sì! Guardate com'è fatto, ci credo che era difficile. Vale 3 punti. Scusate il mal di stomaco. Beh, Pete, ti abbiamo ripulito il viso. Guarda come sei carino. È rimasto un po' a buchi, ma magari bisogna lasciare il tempo che si richiudano i pori. Sì, proprio così, Splash. Diamo il tempo a questi pori di richiudersi e poi sarà perfetto. Evviva, Pete, hai sentito? Così avrai il tuo appuntamento romantico. Ma forza, contiamo i punti! Vi ricordo che, insomma, ho un premio per il vincitore. Io ho 3 punti, 2, 2 e 2, per un totale di 9 punti. Vabbè, vediamo io. 3 più 3 più 2 più 1. Un totale di 9 punti. 9 punti anch'io, Dotti. Siete pari, vediamo io. 1, 1, 3,
e 3, un totale di 8 punti. Oh no, ho perso! Oh, vediamo i miei! 2, 2, 1, più 1, un totale di 6 punti. Ah, ho perso! Ma allora, Splash, i vincitori siamo noi due! È vero, evviva! Beh, Splash, ti va di aprire assieme il premio? Certamente, Dotty! Vado a prenderlo! Oh, ma è stupendo! Splash, aprilo tu! Sono proprio curioso! Vediamo un po'! Ma Dotty, dove l'hai trovato? Oh, questi animaletti si trovano in edicola! E tu hai scelto il maialino! Dai, vediamo com'è fatto! Splash, devi inserire lo slime nel suo naso! Ma prima i brufoli e ora devo inserire questo liquido nel naso di un maialino! Forza, vediamo un po'. Allora, scartiamo anche lo slime. Oh, ma è viscidissimo! No, oh, è perfetto! Ok, ora provo ad inserirlo nel naso. Questa cosa è davvero stranissima. Ecco fatto, slime inserito. Ed ora schiacciamo! Dotty, non ci posso credere! È un regalo fantastico! Oh, sono contenta ti sia piaciuto, Splash! Lo lascio volentieri a te! Grazie, Dotty! È davvero divertentissimo! Ed ora grazie per aver giocato con noi! Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!